Allora, questo è il nostro fantastico van. Ci ha appena spiegato come usarlo. Ho idea che nessuno abbia capito nulla perché siamo troppo emozionati. Cioè, vabbè, dopo vi faccio fare il room tour, bellissimo. Dai, carichiamo, dai, caricare. Ma che non è regolare. A bici Diedo, in un'altra vita volevo diventare un cartello stradale. E ce l'ha fatta, signore. Ma vaffanculo. Si parte? No, si parte? Com'è che si chiude? Eccolo. Ok, let's go. Un attimo. Dai, Leo. Sei Leo, regolatelo bene perché... Sì, ok, è più grande di te, sto sedile, ma... Fari un camionista. Giù. Cazzo, devo usare quello da camionista. Su. Ma io c'ho un pedaggio extra per il camionista. Speriamo di no. Allora ragazzi, siamo partiti. Qui i due al mio fianco dicevano guido io, no? Guido io. A me non me ne frega niente di guidare. Io voglio godermi il van anche in autostrada. Adesso vado a dormire, stai. Vado a dormire, vado in bagno, vado a cambiarmi. Ti chiamiamo. Ti faccio vedere un sacco di robe che si possono fare. Una di queste cose è andare in bagno con un WC girevole. Oh, ma quanto è bello andare in bagno, poi guardi il Garmin, aspetta, 116 all'ora sul trono. Oh Leo, ma per caso hai fame? No, vita da camperisti. Aiutare in ogni modo il guidatore, mi raccomando. Devi fare la pipì, porto il pappagallo, eh. Bene ragazzi, adesso è il momento della doccia. Ciao! Fare! Oh! Oh! Dai Leo, fai piano, ti prego. No, no, no! Dai! Rigorosamente. Oh, fredda. Ciao a tutti. I love you baby. La luce dei tuoi occhi, tornare nei tuoi occhi. Cosa devi fare? Devo seguire un webinar. Sì, ho voglia. Siamo qua, sempre in viaggio, ma il business non dorme mai, Leo, eh. Cosa stai facendo? Finta di... No, no, privacy qua. Edo ci teneva a farvi sapere che anche lui guida il van. Bene, ragazzi, cambio pilota, ma la mia nulla faccenza non finisce mai. Sì, certo. La fine. Che benessere, sì. GoPro. C'è qualcuno che dorme? Per fare una mummia. Ciao mummia. Ah, ma che dormita che ho fatto, ragazzi. Sopraffina. Guardate com'è contento. Il presidente dell'Air Force One. Aspetti, signor presidente. Ho anche la bandiera del Veneto da appiccare. Strano. Questa vacanza camperizzata. Ti puoi levare. Il tuo nodo è... Bella, Leo. Com'è l'inno? Guarda,
cazzo. Aspetta, aspetta, no, no, no. È un momento catartico. Fermo. Sfigato. Fammi fare. Oddio. Sto godendo. Ora no. Dai. Chi vuole pelle di là? Dio, ho tutta una scala qua, le bici non servono a niente. Ah, cazzo, è intelligente lui, vero o no? Guarda. Ma che bello questo posto, un po' hippie. Che stile, guarda! Oh mamma, che panca è questa! Ciao! Cioè, ma guarda tutte le strutture che... Sì, ce ne sono... Cioè, perché ognuno è diverso. È vero. Scegli quella che prendi. Mamma, che romantico! Questa è bellissima, eh. Pure con la testa all'ombra. Questo gazebino con due sdraio, qui con le reti da pesca. E la... avete visto la tavola da surf? Qui una volta c'era un ponte tibetano. Uno, due, e un, due, tre. C'è Freddy. No. Ragazzi, guardate la pace che non regna in questo posto. Adesso mi piazzo qui e mi leggo un bel libro. Mamma, vai, vieni in spiaggia. Godete visto tramonto. Vabbè. Totale. Questo a Golden Hour a 50 carati, eh. Mamma mia. Non avevo dubbi. Fallo volare. Faccio volare? Io. Un ultimo saluto dai ragazzi che docciati e profumati vanno a letto. Bene ragazzi, questa è la fine del primo episodio del van camperizzato Istria Selvaggia Tour. Nel prossimo episodio andremo su una spiaggia veramente selvaggia col van dove merita di stare. E in più visiteremo le isole Brioni, quindi non perdetevelo e alla prossima. Ciao!